Signore con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Yeah.
celebriamo questa Santa Messa della Domenica, ma il nostro sguardo verso anche loro. Chiediamo anche Santa Bernadetta Subiero, chiediamo San Giorgio Frassanti, chiediamo San Giovanni Paolo II, San Charbel, che oggi sono con noi davanti Maria e intercedono anche dicendo: mamma, i figli hanno bisogno di te. Certamente queste intenzioni che abbiamo qui lo sto ora presentando a Maria, che lei e gli angeli presentano davanti i piedi di nostro Signore Gesù Cristo. Pensiamo ai malati, ai sofferenti, certamente adesso in silenzio quelli che sono qui malati, che possono chiedere la guarigione, perché ogni Santa Messa Gesù viene vivo, non solo malati del corpo, ma dello spirito anche. Gesù apre i nostri cuori. Portate la croce oggi per le strade di Torino, di questa notte, di questa sera, per dire: Gesù vince, perché ci ha portato la misericordia, che Gesù è misericordioso. E noi lo chiediamo: Signore, abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di me, confesso a Dio di potere. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o una pustola o macchia bianca che faccia sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti suoi figli. Le parole di Dio. Mi liberi dall'angoscia. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. A quel grande dono della creazione della vita.
È proprio bello oggi che diremo la preghiera di Cardinale Angelo Comastri. Per questo immagina, quando nel 2015 nello Stadio Olimpico a Roma si sono radunate tante famiglie, Cardinale Comastri disse le parole che voglio fare la citazione. Erano: voi sapete perché così preghiamo per le famiglie, sapete perché la Chiesa difende la famiglia, voi sapete perché la famiglia è così tanto importante, perché la Sacra Famiglia è creata da Dio e nessuno può prendere a posto di Dio. Era un applauso enorme, ma dopo disse: vi devo dire nella confidenza, disse Cardinale, una cosa che proprio un giorno gli ha raccontato Arcivescovo di Chicago, Francis George, Cardinale, disse queste parole: sai che io spero di morire nel mio letto, ma mio successore morirà nel prigione, ma proprio successore di quel successore forse morirà fucilato. Ma il cardinale Comastri la domandò: perché, eminenza, perché? Lo sai perché? Perché noi sempre difendiamo la famiglia. Sarà peggio. Ma poi disse Cardinale: ma non abbiate paura, perché con noi è Gesù nostro Signore, quello che l'abbiamo preso oggi nel cuore, che è morto sulla croce, è Gesù con noi. E poi il Cardinale ha citato San Giovanni Bosco, che Giovanni Bosco disse belle parole: se Gesù è con noi, allora siamo già maggioranza. Maggioranza, allora significa che vinciamo. Cristo vince sempre, anche se vogliono tutto a trasformare, a dire che non ha più valore di quell'amore, l'uomo-donna, che non ha più valore di essere fedele, che non ha più valore di tante altre cose. Ma vince Cristo. Cari fratelli e sorelle, anche se oggi viviamo nel momento della prova, abbiamo quella croce in mano, e permettetemi che vi racconto la storia della mia croce. Questo momento.
O Signore, ti preghiamo di aprire le porte del paradiso per loro, ma tu, Madre Celeste, accompagnali tutti, nostri familiari, i nostri amici, a quelli che non abbiamo conosciuto, accompagnali davanti a Gesù, preghiamo insieme e diciamo, ascolta, Dio onnipotente, ascolta la nostra preghiera e ti preghiamo, donaci la forza e la grazia di camminare sempre sulla via di santità, per Cristo il nostro Signore. Amen.
che vengo io, faccio questo viaggio da Roma, sono 700 chilometri, non di poco. Sì, con la macchina costa almeno 500 euro, andata e ritorno, benzina e l'autostrada. Lo faccio perché non di San Giovanni Paolo II, di San Charles, ma prima di te questo chiamo una nuova casa di preghiera di San Charles, voi siete testimoni che lo benedico, da dove sono? Padre misericordioso, benedici questa nuova casa di preghiera di San Charles, a questa famiglia. E tu, nostro protettore, santo, santo Charles del Libano, vieni in questa casa, resta qui, intercedi per loro e la difendi da ogni male, da ogni nemico visibile e non visibile. E intercedi per ogni grazia che chiedo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ho scelto il Charles, c'è Bozzo e c'è benedici questo popolo sotto del nome non morite broni broni i vetrascia in guaschi certe oice di mia oica e sena e tua scelta in cuore il vostro pensiero nel vostro cuore ricordate ora vostri fratelli e sorelle e vostri familiari a quelli soprattutto che hanno abbandonato Dio. O Maria, assunta in cielo, la tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti come madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria, assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici maternamente per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, davanti a questa tua immagine ha pregato il giovane Carlo Wojtyła, oggi Santo Giovanni Paolo II, e si è consegnata a te dichiarandosi totalmente tuo dal cielo. Insieme a te, ora interceda per noi e ci accompagni nel cammino della fede e quando verrà il nostro giorno ci introduca alla festa dell'eterno amore. Amen. San Giovanni Paolo II. San Charbel Maclouf. Beato Pier Giorgio Frassati. Bernadetta Sibiru. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, restiamo in pace. Oggi siamo qui, Signore, perché tanto bisogno oggi la tua presenza. Forse oggi, quando nelle nostre famiglie manca l'amore, oggi quando tanti non riescono a perdonare, oggi quando abbiamo diverse ansie e paure, ma siamo davanti a te. Perché tu sei il Re mio, perché tu sei Cristo che hai vinto la morte, che sei risorto, che sei rimasto in mezzo a noi. Resta qui, Signore.
ci hai donato, Gesù, nel nostro battesimo, lo Spirito Santo. Per Cristo nostro Signore.